l'insostituibile ruolo della Cassa Edile al sostegno dei lavoratori di uno dei settori che più risente della crisi, premiate le 30 imprese virtuose. La Cassa Edile della provincia di Perugia ha premiato imprese virtuose e lavoratori con maggiore anzianità e durante la cerimonia di consegna c'è stato spazio anche per parlare delle misure che possono alleggerire la situazione dei lavoratori. Giulia Monaldi. Un'esperienza che viene da lontano, il welfare integrativo di secondo livello per i lavoratori dell'edilizia nella provincia di Perugia, nato dalle stesse finalità mutualistiche della cassa edile e dalle specificità del tipo di lavoro. In questo momento di crisi profonda del settore alleggerisce la situazione dei lavoratori. La provincia di Perugia è all'avanguardia, se ne è parlato in occasione dei premi che la cassa edile ha assegnato alle imprese virtuose e ai lavoratori con maggiore anzianità. Nel comparto della provincia operano 9.800 persone e 2.100 imprese. È da 50 anni che il nostro sistema, il sistema degli enti bilaterali in edilizia, eroga welfare integrativo, più o meno consapevolmente al settore. Stiamo erogando dei servizi di welfare di secondo livello, tipo l'assicurazione sanitaria, tipo il rimborso per le spese sanitarie, tipo l'erogazione di servizi di diagnostica diretti, assegni per annunzialità, assegni per le nascite. Forme di incentivazione e sostegno al reddito dei lavoratori, un welfare che si aggiunge a quello dello Stato e lo completa. Sono state 30 le imprese della provincia premiate per avere superato gli standard di qualità e legalità.